Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come avete potuto vedere, oggi siamo in un gioco nuovo, molto molto nuovo in realtà, perché è la beta di For Honor. È la prima volta che lo lancio, come potete vedere, e in realtà mi ha già detto che i miei requisiti di sistema non soddisfano nemmeno i requisiti minimi che chiede il gioco, quindi... Però vabbè, ci proviamo lo stesso, semmai, se proprio vedo che è impossibile... Amen. E cosa andiamo a scegliere noi? Cavalieri, vichinghi, samurai, cavalieri, vichinghi, samurai... Boh, vichinghi. Vichinghi perché sono cazzuti e sono guerriero, quindi... Me ne potrei anche sbattere il cazzo del mio emblema, visto che è una beta. Allora, con control praticamente andiamo a targettare il nostro personaggio. E alt invece lo switchiamo. Come potete vedere qui a sinistra, proprio sul nostro corpo, ci sono degli indicatori, cioè in alto, destra e sinistra. E a seconda dove muoviamo il mouse si sposta la guardia oppure si sposta il nostro attacco. Il gioco non è per un cazzo fluido, ma vabbè. Allora, io questo gioco ci ho giocato già sulla PlayStation 4. È veramente complicato. Noi dobbiamo andare a bloccare gli attacchi, praticamente andando a guardare l'indicatore che sta sul... E dai, attacca però. Ecco, infatti, ok. Ecco, come potete vedere, in realtà è molto più facile anche del joystick. Molto più facile rispetto al joystick. È molto più rapido. Bellissimo. Madonna, è favoloso. Ecco, infatti, favoloso, ho piato una spadata in faccia. E il gioco praticamente si basa tutto sugli spostamenti, il contrattacco... Ma è molto anche ambientale come gioco. Perché voi potete tranquillamente... Porcaccio. Affanculo, merda. Perché voi potete tranquillamente buttare un tizio di sotto, su un ponte magari. Poi ovviamente ci sono gli attacchi, come potete vedere. Allora, con sinistro del mouse abbiamo gli attacchi leggeri. Vabbè, adesso ci fanno fare tutti attacchi leggeri, che sono ovviamente più veloci, ma fanno meno danni. Ma dovete molto regolarvi con la direzione dell'attacco, perché se voi attaccate sempre nella stessa direzione, adesso perché questo è un addestramento, ma dopo quando andate online, che c'è la gente sveglia, prendete abbastanza schiaffi. Vedete, adesso lui ha la guardia a destra, se io attaccassi a destra me la para, se io invece vado a sinistra no. Ovviamente questi passaggi devono essere molto più veloci online, perché ovviamente ve li para tutti e vi contrattacca. Allora, adesso dobbiamo andare a conquistare la zona A. Comunque, miracolosamente, ancora non lo so, non mi è esploso il computer, già niente non è. Dobbiamo uccidere tutti questi nemici e andare a conquistare, tipo un gatto e la bandiera, a posto, ok. Vieni qua, zio, che te spacco tutto. Ah, qui non c'è nemmeno la stamina, che invece online c'era. Ah, pezzo di merda, eh. Dobbiamo semplicemente spammare qui, che bello. Invece in online non potete spammare così, come se non ci fosse un domani, ma c'è una barra della stamina sotto la vita. Che non vi permette di spammare. È tipo qui, in questi ambienti. Cioè sono gli scontri online. E potete tranquillamente buttare di sotto un personaggio e lui muore secco, muore instant. Ci sono ovviamente diverse tipologie di... Schivare rotolando, vabbè. Molto... Molto facile, insomma, il mio tizio. Ah, questo è molto alla cazzo. Questi sono i cosi semplici che potete tranquillamente fare proprio AOE così violenta. Ecco, in questo modo. Stiamo calmi un attimo. Vaffanculo. Culo. Bello, madonna, la vuoi così, è bellissima. È veramente figo così, perché è fottutamente realistico. Bello, cazzo. L'unico problema è che veramente online, per quel poco che sono riuscito a giocare, c'è gente veramente brava, che magari usa bene il territorio, usa bene le combo. E vatevi dal cazzo tutti. Fuori dalle palle. Via. Ok, abbiamo conquistato. Adesso dobbiamo raggiungere la zona C là sopra, ok. Questo anche volendo non è un gioco che mi posso comprare, perché non mi gira come vorrei. Io se devo giocare a un gioco a cazzo non ci gioco. Dobbiamo schivare con tempismo. Se voi premete la barra espressatrice mentre mi muovete, andate a schivare in maniera molto easy. Oh, porca puttana, ti gonfio, sa. Va bene, continua pure, ti spacco le fanno. Basta, levati. Voglio passare al prossimo. Supera la difesa del tuo nemico con uno spezzaguardia. E si vola. E taglie. Praticamente con il tasto centrale del mouse, ma penso che questo dopo si possa tranquillamente cambiare. Andate a spezzare la linea del nemico e fare questa cosa che è OP online, te lo giuro. Porca puttana, se è OP. Perché voi lo prendete e lo potete buttare di sotto prendendolo. E per questo che ho scelto il vichingo, perché c'ha questa spella che secondo me è scandalosa. Dopo, vabbè, ovviamente ogni personaggio ha la sua. Ecco appunto, adesso ve la fa vedere, io già la sapevo. Basta che... Porco. Dovete stare abbastanza vicino per fare questo spezzo a parte. Quindi tic e tic.
e lo sbattete contro il muro. Oh, questa non l'ho vista mai. Culo. Niente. In fase di conquista. Stiamo conquistando. Ez. Congratulazioni. Ho ricevuto i big money. A questo punto possiamo fare uno scontro rapido. Ma io, cioè, lo so che lo prendo in culo subito. Perché sì. Ecco, come potete vedere, quando andate a scegliere, ci sono tutti questi personaggi che ognuno ha una peculiarità. Tipo, questo è un samurai, questo è il coso, quello che ho preso adesso, una specie di king incazzato, questo è il guardiano che ha lo spadone, questo spada e scudo, mazza e scudo, questo è la lancia, questa è una specie di rogue, non so che cazzo sia, e questo già ha due armi, sì, due bastoni, tipo, se rificasse due! Boh, cambiamo, andiamo a prendere la guardiana, va. Sono 5 round, queste inquadrature fichissime. Ci abbiamo questo tizio contro che con altre proprietà ci spacca la faccia. Ah, è un'intelligenza artificiale. Ecco, come potete vedere, quella lì sotto, verde, è la mia stamina. Pezzo de merda, eh? Para merda! No, cosa? Almeno sei stronzo. Stronzo di merda. Calmi, che non c'ho un cazzo di stamina. Ah, sciocchetto. In alcuni casi, tipo quando state con questi tizi che sono molto lenti e forti, fare gli attacchi veloci è molto meglio rispetto a fare attacchi pesanti. Ti spezzo la guardia, coglione. Pezzo di merda. È però un bot, cazzo. No, online è molto più difficile, fidatevi. E poi col fatto che non è nemmeno fluido sto gioco del cazzo, sto computer, quindi è ancora peggio. Qui credo che lo possiamo buttare di sotto, però non penso muoia. Vai! No! Non buttarlo di sotto. Calmi. Va bene. Ma adesso! Che figata! Bellissimo! Questo non l'avevo fatto mai. È tipo lì, capito? Questi rubi un po' fatti a cazzo così li potete buttare tranquillamente di sotto. Tanto c'è già marcio, infatti. Vediamo, noi proviamo a prendere questa posizione qui, dai. E buttiamolo di sotto. Vai! Vai, di nuovo! Vai! Ahia! Adesso ci vai, stronzo! Levati dal cazzo! Hai dimostrato il tuo valore. Guarda, ne faccio uno online solo per far vedere quanto suco. Che sicuro. Ci sono, come potete vedere, duello mischia, dominio, deathmatch. Ci sono diverse modalità che vanno in base a come la vostra fazione sta messa. Più roba conquistato e meglio è. Quanto contro 4 mi sembra un po' eccessivo. Vabbè, dai, non mi importa, faccio uno contro uno tanto uguale. Madonna, quanto sucherò sicuro. Oh, attenzione, la partita sta per iniziare. Madonna, quando lo prenderò in culo. Che prendiamo? Vai, prendiamo la guardiana, tanto a sto punto è uguale. Confermiamo. Lui ha scelto quella specie di rogue. Primo round. Eh sì, lui è molto veloce, quindi andrà molto sullo schivare, molto sulla parata o cose del genere. Allora, se il mio PC collabora, facciamo un attacco random, ok. Infatti lui andrà molto sulla parata, come sospettavo. Oh, sciocchetto! Spacco la faccia, sa? E date una fermata. Dai, che coglioni. Lo vedete, guarda, ma è escluso per FPS bassi. Vabbè. Mi spiace, ragazzi, il mio computer non mi permette di fare online perché esplode. Vaffanculo. Nel giorno in cui farò un upgrade, che spero sia tra poco, lo porterò sicuramente, perché è un gioco che mi piace. Vaffanculo ancora, quando sto rosicando. L'avevo pure spaccato.
Vabbè, comunque il gioco è questo, ovviamente, cioè il gioco è questo, il gioco in linea generale è questo. Io spero che comunque questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video come sempre. Ciao a tutti ragazzi.